Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Oggi parliamo ancora di videosorveglianza. Sì, perché abbiamo voluto prendere una telecamera della Edsviz. Telecamera in Full HD, ha la possibilità di azionare il motion detection, che quindi se per caso rileva il movimento in casa inizierà a seguire la persona, c'è la possibilità dell'audio bidirezionale e tante altre funzioni che poi andremo a vedere insieme. Come di consueto ora procederemo all'unboxing, ma prima attualmente potete trovarla in offerta 29,50€, prezzo pieno 39,99€. Attualmente mentre sto facendo il video, poi più avanti non so, quindi se avete la necessità di acquistare una telecamera, sicuramente questa dalle recensioni e da quello che abbiamo sentito un pochettino in giro e letto, sembra essere un'ottima telecamera. Ma adesso procediamo con l'unboxing. All'interno troviamo il manuale di istruzioni, una scatoletta con all'interno la staffa per poterlo montare a testa in giù, le relative viti e tasselli, la dima per poter montare la staffa, l'alimentatore e la maremma maiala ed il cavetto per l'alimentatore. E poi la protagonista, la telecamera. Nella parte posteriore troviamo il cavo di alimentazione e la presa LAN. Nella parte sottostante c'è un'asola dove poter inserire la staffa. Dopo averla applicata al soffitto o al muro, basterà appoggiarla e ruotarla e questa sosterrà il peso della telecamera. Per poter inserire la micro SD vi basterà, una volta installata, alzare al massimo l'obiettivo e nella parte sottostante trovate la fessura per poter inserire la scheda. Abbiamo anche la visione notturna e la telecamera, come di consueto, può essere configurata con i 2,4 GHz. Adesso procediamo all'installazione. Cosa che colpisce subito è la lunghezza del cavo. Di solito non sono così lunghi, infatti solitamente bisogna prendere Prolung o inventarsi qualcosa per poterle connettere. In questo caso invece troviamo un cavo di una lunghezza veramente importante. Vi basterà inserire l'USB nell'alimentatore, la micro USB nella parte posteriore della telecamera e adesso andiamo ad alimentarla e a configurarla. Accesa la telecamera. Ci ha gentilmente fatto notare che è partita la configurazione. Si è accesa una spia rossa, questa vocina lieve e flebile ci ha fatto capire che è in modalità configurazione e adesso, salvo altre urla, possiamo procedere. La telecamera funziona con l'app proprietaria dell'azienda, quindi andiamo a scaricare l'app della Edsviz, dopodiché ci creeremo un account e sicuramente ci sarà da riconoscere la telecamera, inserire il modello e fare la connessione. Quindi ci spostiamo sul cellulare. Entriamo nell'App Store o, in caso avete un telefonino Android, Play Store. Andiamo nella ricerca e cerchiamo Edsviz. Scarichiamo l'applicazione. Scaricata l'applicazione, diamo il consenso a tutte le varie notifiche che può mandare, eccetera, eccetera, e creiamo un nuovo account. Facciamo la creazione dell'account e ci vediamo dopo. Abbiamo creato l'account direttamente sull'applicazione, accettiamo i termini e le condizioni e adesso ci dice di creare una password. Creata la password, come vedete, arriverà un messaggio con il codice di attivazione. Inseriamo questo codice e andiamo avanti. Per maggiore sicurezza ho dato anche il riferimento della mia mail, in modo tale che ci siano più passaggi per la configurazione e per l'autentificazione nell'applicazione. Adesso voglio abilitare il Face ID, dopodiché andremo avanti con la configurazione. Clicchiamo sul tasto più in alto a destra, telecamere, acconsentiamo ad accedere con la app direttamente sul cellulare e andiamo a scansionare o il QR code che trovate sul manuale di istruzioni nella prima pagina oppure il QR code che trovate nella parte sottostante della telecamera. Ha trovato il modello. Gli diciamo che il dispositivo è acceso. Se notate, nella parte frontale il LED blu lampeggia in modalità pairing. Andiamo avanti. Qui adesso la configurazione vera e propria per il collegamento al router. Acconsenti quando utilizziamo l'app. Inseriamo la password e ci vediamo dopo. Come avete visto, allora, inserita la password, il prodotto ci ha fatto prendere ancora un colpo.
parte non si capisce nulla, è un urlo continuo, però seguiamo quello che ci dice l'applicazione. Ci dice di dargli una collocazione, io metto cucina, scegli un nome diverso, mettiamo cucina, e adesso sta venendo la configurazione vera e propria. Configurazione uscita, come potete vedere dallo schermo. Adesso vediamo un po' com'è l'applicazione. Dobbiamo immettere una nuova password. In alto naturalmente troviamo la schermata, è anche abbastanza in tempo reale, ha rilevato il movimento, ha scattato la foto e ci viene fuori il pop-up. Qui in basso abbiamo il simbolo del cloud e della schedina di memoria, che però all'interno adesso non c'è. Con il tasto istantanea possiamo scattare una foto, registra, partirà il video. PTZ, abbiamo la possibilità di spostare la telecamera. Questa cosa avevo letto che non era possibile in diretta, mentre invece dà tranquillamente la possibilità di farlo. Immagine ripresa, ripresa di un'immagine a 360 gradi. La telecamera ha fatto un 360 gradi, quindi noi qui in basso abbiamo il preview e possiamo vedere la totalità dell'immagine. Andando avanti, diamo l'ok per poter utilizzare il microfono. Disattiviamolo perché sennò è un macello. Poi abbiamo la definizione Full HD High Definition Standard. E qui fa un riassunto delle funzionalità della telecamera. Prima ho mosso la mano davanti alla telecamera e ha rilevato il movimento. Come potete vedere mi dà il preview di quando è successo, quindi mi dà l'orario, la data, martedì 8, l'orario viene indicato sotto e mi viene evidenziato dal pop-up che c'è nella parte in basso. Cliccandoci sopra metterà a tutto schermo quello che ha rilevato, con in basso la data e l'orario di quando è avvenuto il rilevamento. Come avete visto la configurazione è semplice, come tutte le altre videocamere di videosorveglianza, quindi una volta che avete fatto tutta la procedura avete la possibilità di poter gestire la telecamera di sorveglianza direttamente dal cellulare. Ma se per caso volete fare questo, mostrami cucina. Ok. Ecco cosa potete fare. Avendo l'Echo Show potete avere la possibilità di vedere in diretta l'immagine della telecamera. Questo su qualsiasi Echo, che sia il 5, l'8, il 10, il 15, senza nessun problema. Se poi avete finito di verificare cosa sta succedendo in un'altra stanza, vi basterà semplicemente stop. E si ritorna all'home page. Molto comodo se per esempio avete la telecamera, la videocamera di videosorveglianza montata in cameretta, avete il bambino piccolo, quindi volete rimanere in ascolto o monitorare il bambino. Ogni tanto potete chiedere al vostro Echo Show di verificare cosa sta succedendo e vedere direttamente cosa sta accadendo in cameretta. Per poterlo collegare all'app del nostro assistente vocale vi basterà semplicemente scaricare la skill AdsVids. Una volta scaricata, andate ad inserire dentro le credenziali con le quali vi siete registrate sull'applicazione. Attenzione perché è probabile, come nel mio caso, che quando avete fatto la registrazione per creare un nuovo account vi abbia fatto mettere anche la password, poi ve l'ha fatta cambiare immediatamente. Ma attenzione, quando inserirete all'interno della app del nostro assistente vocale la password, dovete inserire la prima che avete messo, non l'ultima, perché evidentemente tiene in memoria quella. Io ieri ho passato veramente un sacco di tempo, non riuscivo a configurarla perché bisogna collegare la skill all'applicazione AdsVids. E purtroppo ci ho messo un po'. Poi alla fine ho detto, ah sì, per scrupolo, vediamo di mettere la vecchia password. Appena ho messo quella, si è connesso e sono riuscito a vedere sul mio Echo Show. Naturalmente vi lascio qui sotto in descrizione il link per poter acquistare la telecamera. E poi vi voglio far notare che ci sono parecchi prodotti del nostro assistente vocale che sono in offerta in questo periodo. Sono buone offerte, quindi se avete magari intenzione di prendere la telecamera e utilizzarla, come vi dicevo prima, come videosorveglianza, in primis per vedere quando non siete in casa cosa sta succedendo, o magari da mettere in cameretta del bambino o della bambina piccoli, avete la possibilità di poter acquistare in offerta alcuni prodotti
dopo vi metterò magari qui sotto il link anche di questi, e la telecamera che attualmente è in offerta. Bene ragazzi, spero di essere stato esaustivo. Io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!